Ciao a tutti, bentornati qui sulla Coronella. Allora, dove eravamo rimasti? Un po' alle prese ancora con la nostra, con i nostri campi, con l'erba. E qui abbiamo finito. L'ultima cosa la raccolgo io, perché altrimenti lui ci mette più tempo lui a trovare il percorso che noi a raccogliere gli ultimi 3 metri qua di erba che sono rimasti sul campo. Prendiamo questi, vediamo un po', direi che prendiamo anche questi qua, così che almeno lasciamo il meno possibile, dai. Anche perché siamo, ragazzi, siamo a marzo, abbiamo il tempo di raccogliere l'erba e adesso dobbiamo andare a seminare subito, il che significa che porto subito questa erba qua. L'unico, mi sembra che rimane campo da dove raccogliere l'erba è questo qui sulla destra e questo qui sulla destra, questi due, no? Poi tutti gli altri campi sono stati già raccolti e direi che possiamo benissimo, anzi sai che vi dico, facciamo così che io metto questo al lavoro qui, che questo è il campo 25, no? Fammi vedere. Sì, allora, 25, vediamo un po'. 25, abbiamo Fresa qui. Carica attiva. Ok, dall'inizio qua ci mettiamo il 25. Spero che non mi rompa, no, scusa, e non abbia problemi qua per raccogliere questo. E noi, stavo dicendo proprio un palo, e quel palo lì era quello che mi rompeva di più. Ma comunque abbiamo la possibilità di utilizzare questo, tanto questo è fermo. Andiamo a fare un po' di semina potente, perché dobbiamo iniziare a seminare, e direi che abbandono il mio rimorchio per adesso qui. Poi andiamo a vedere cosa seminare in questo periodo. No, cacchio, ho fatto qua. Allora, andiamo a vedere. Mais no, abbiamo bisogno più avanti. Adesso c'è girasoli, semi di soia più avanti. Avena non ne abbiamo bisogno. L'unica cosa che abbiamo bisogno per adesso, perché non possiamo fare altro, perché abbiamo le produzioni, potremmo comprare lo zuccherificio più avanti e seminare un po' di barbabietole. Però le barbabietole, il problema è poi come raccogliere barbabietole. Dobbiamo sempre noleggiare quel bagaglio ed è un gran casotto. Io direi che andiamo a seminare girasoli, così che almeno abbiamo... Vediamo... Qui, questa roba qua magari la faremo più avanti. Andiamo a seminare i nostri girasoli e direi che possiamo fare benissimo qua il nostro campo 27, che qui abbiamo la colza, qui metteremo i girasoli e qui possiamo fare qualcos'altro. E quasi quasi però un bel campo di barbabietole non sarebbe proprio male. Direi che possiamo fare, inutile farne pochi, perché farne pochi non ne vale la pena. Io direi di fare il 24 a barbabietole e il 27 adesso lo facciamo a girasoli. Ok, allora, per i girasoli purtroppo, se non erro, non abbiamo la seminatrice, perché non ce l'abbiamo e purtroppo bisogna noleggiarla, perché non abbiamo neanche i soldi per comprarla. Oh sì, boh, adesso vediamo, aspetta. Allora, andiamo intanto al negozio, perché ce l'abbiamo al negozio. Cioè, dobbiamo andare a fare al negozio a comprarla, perché altrimenti non...
Non facciamo niente. Una cosa che però potremmo fare prima che i due passano di qui, diamo una mezza spianata, va. Perché al momento arrivano e poi si bloccano e dobbiamo tornare sempre qui. Aspetta che prendo anche questo, ragazzi, perché altrimenti non ce la facciamo. Tanto dobbiamo fare una volta avanti, una volta indietro e secondo me abbiamo finito qua, non è che non è difficilissimo, dai. Guardiamo. Vediamo un'altra botta veloce. Quasi quasi facciamo una cosa, che abbassiamo un po'. Non me lo vuole prendere, allora torniamo a abbassare un altro po'. È proprio che mi devi rompere. Oh, oh, meglio andarcene da qui, perché altrimenti bloccheremo lui qua, dai. Tanto ce l'abbiamo fatta. Ah. Ups. C'è anche l'altro. Visto che ne ho due, ragazzi, ho messo una a destra e una a sinistra, vedete? Sembra funzionare bene, dai. Allora, visto che siamo ancora qua e loro sono, hanno già scaricato, gli diamo subito una spianata, così che al prossimo giro non hanno i problemi. Ok, allora allora vediamo se riusciamo a prendere solo sto lato qui. Oh, sì, adesso sì. Certo che quando ti passano a fianco hanno un bel sound i trattori, eh. Allora, vai, 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 vai. Abbassiamo un altro po', facciamo un altro giro. Dai, che si è spianato un po', dai, va bene così, per adesso va bene, non è un problema, dai. Ok, allora andiamo a prenderci questa seminatrice e così che facciamo questi lavori qua. Troppo traffico qui. Chiedo perdono. Chiedo perdono. Allora passiamo. Bravo, basta adesso, eh. Tu. Per evitare il tipo, al momento faccio un tractor. Vabbè. Ok, allora. Seminatrice, please. Seminatrice, please. Allora. Io ho sempre quella bella seminatrice, che quella mi piace tanto perché fa l'uno e l'altro contemporaneamente. Allora. Piantatrice, non seminatrice. Dov'è? Eccola qua. Questa è bella perché fa tutto e non ha bisogno di essere prima coltivato. 140.000, quasi quasi la compro. Compriamo. La compro. Sì, sì, sì e sì. Non mi ricordo come sono messo a semi e fertilizzante. Andiamo a vedere. No, qui non me lo fa vedere.
andiamola a vedere. No, cuore anche. Me lo fa vedere qui. Allora, vediamo un po'. Produzioni, 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 produzioni. Feed master, non mi interessa. Ferti master. Allora, no, no, il fertilizzante ce l'ho. Quello che mi manca sono i semi. Seed master. Semi, 11.000. Ho tutto allora, siamo a posto. Tanto qua non ci vanno dentro 11.000, ci vanno molto, molto, molto meno. Ups. Allora, la prima cosa che dovevamo fare era... Allora, qua. Girasoli, ah, tutti e due. Girasoli e barbazucca, tutti e due, ok. Ma tanto faremo prima i girasoli perché lì non hanno finito ancora di come si chiama lì? Non ricordo mai. E di raccogliere l'erba, no? Spero che con questo ce la facciamo con i cavallos. Allora, io ho bisogno solo di semi per adesso, perché il fertilizzante glielo daremo dopo. Adesso riesco a caricarlo qui. È un casotto. Spero di sì, perché altrimenti diventa lunga qua per caricarlo adesso. Allora, vediamo. Facciamo lo strano, ma molto strano dovremmo farlo per farlo qua. Che altrimenti non ce la facciamo. Poi c'è questa cazzo di... tettoia. Ma dai, sta tettoia. Non serve a niente. No. Ma dai, ci sono proprio sotto, millimetro. Allora. Aha. Fatto. Allora, di qua riesco ad uscire nella speranza che non mi viene nessuno da qui, ma non dovrebbe. Direi che ci siamo. Io faccio il giro, un giro intorno. E girasole fu. Ok. Beh, dopo dobbiamo passare anche il rullo e tutto il resto. È vero che dobbiamo fertilizzarlo, ma lo faremo dopo. Ma intanto dobbiamo seminare, perché dobbiamo finire entro oggi, perché domani poi dobbiamo fare altra roba. E che significa che per tenere il passo con il tempo dobbiamo fare un po' di... dobbiamo darci un po' una mezza mossa, no? Perché altrimenti diventa una cosa molto 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 lunga. Ora, in discesa non c'è nessun problema. E il problema adesso è in salita. Vediamo un po' cosa succede. Perché adesso c'è anche la salita. Dopo ogni discesa c'è sempre una salita. Vediamo su. Allora, adesso facciamo bei 17. Allora, vediamo quando scende adesso. 15,
14, 13, countdown, indietro, 12, no, speranza che non arriviamo a 0. Nel frattempo là sopra ho avuto la notifica dell'altro trattore, quello che avevo inviato per il carico olio. Anche perché adesso dobbiamo andare a vedere anche come siamo messi con l'olio in bottiglia da vendere e compagnia varia, perché anche quella, Comunque ci siamo fermati intorno ai 12 km orari, adesso va un po' più giù perché qui la salita è un po' più, guardate un po' che cacchio di salita che c'è qui. Siamo a 9, dai, adesso va bene, 9. I 9 vanno bene, dai. Quello si è bloccato? Si è bloccato. E lo sapevo io che si bloccava. Ma per adesso voglio fare qua almeno due giri tutto intorno e dopo ci metto l'aiutante. Anche perché secondo me lì mancano le ultime due o tre file, quelli me li posso fare anch'io mentre l'aiutante qua lavora, dai. Beh, siamo di nuovo senza soldi, siamo di nuovo a 30.000, ma è inutile tenere i soldi sul conto corrente, no? E bisogna investire i soldi, perché è importante investire i soldi. Questo qua non so se mi semina l'erba, perché quasi quasi andrei a togliere quel po' d'erba che c'è, cioè andrei a seminare quel po' d'erba lì sul campo 35 dove c'è quel buco. Ma poco fa era più veloce però. Oh, ragazzi, sul giro va ancora più giù, siamo a 8 8 8 9, torna su, vai, ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, vediamo se... No, non hai finito. Allora, vai aiutando, vediamo se... lì ti sei mangiato un pezzetto, ciccio. Ma perché smette? Cioè, questo è il colmo. Cioè, smette di lavorare? Se scendo? Oh, che cavolo, forse perché c'è l'erba sotto? È strana però sta cosa qua, dai. Vabbè, sai che vi dico, aspetta un attimo, andiamo a prenderci, dov'era quello? Che è bloccato, mettiamo di nuovo in...
No, aspetta, mi serve un po' di potenza, 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 potenza. Se ci sono, tiro via anche questo coso che mi dà fastidio. Eppa. Dove vuoi andare? Non puoi andare avanti qui. Ancora. Mannaggia. Abbiamo capito. Vuole per forza andare fuori da qui, eh? Cioè, fammi capire. Tu vuoi uscire. E questo io l'ho capito benissimo. Ma da qui non puoi uscire. Aspetta, fammi capire una cosa. Predefinito, idiota. Punto più vicino dal campo. Applica. Adesso. Adesso no. Perché non devi uscire da qua? Ma scusa, no, qua non c'è il giro tutto intorno. Ah. C'ha ragione. Non c'è il giro intorno qui. Perché non ce l'ho fatto qui? Vabbè, allora c'ha ragione lui, c'ha ragione in prigione. Guida punto di rifornimento, ah sì. Sì, ho la speranza che non rimanga bloccato da qualche parte. Questo è tornato qui. Allora ragazzi, facciamo così. Proviamo a dare altre... altro po' qua, vediamo se... riesce a partire sta aiutante, perché non parte? Pure nella seminatrice c'è tutto quello di cui abbia bisogno. Allora, proviamoci di nuovo. Ok, adesso è partito. Vabbè, quello lo lasciamo, dopo lo rifaccio io. Adesso se arriva a distensione si ferma un'altra volta. Mi fa però leggermente incavolare. Cioè una cosa del genere è assurda, dai. Boh ragazzi, mi sa proprio che questo mi tocca farlo, ma... beh, allora facciamo così, che questo me lo faccio io, tanto un po' di semina non mi dispiace. Mi metto qui piano piano, nel frattempo gli altri finiscono di raccogliere l'erba che hanno sui rispettivi campi, però invece di fare avanti e indietro quasi quasi faccio un po' di discesa qui. Nel frattempo quello passa benissimo. Sta andando a fare il pieno, secondo me. Non lo so cosa fa. Qualsiasi cosa faccia, secondo me è quello che sta andando a fare piano. Sì, sì, era quello che era bloccato dentro lì in mezzo a... ai... come si chiama lì? In mezzo al... al filo spinato. Abbiamo liberato. Adesso lui va lì a fare il pieno e poi sicuramente va a scaricare. Poi devo dare un'occhiata anche lì. E diamo però un'occhiata ai prezzi, così vediamo se nella prossima puntata riusciamo ad andare a vendere qualcosa o no. L'unica cosa è che il prezzo è discreto ed è l'olio girasole in the bottle. Però siamo a 2,30 e sale. Mi sa che aspetteremo un altro po', nel frattempo io finisco di seminarmi qui e magari verso fine giornata abbiamo la possibilità di andare a vendere qualcosa e metterci di nuovo qualche soldino in saccoccia. Ragazzi, allora appuntamento alla prossima puntata, sempre qui con la Coronella. Un salutone, ciao!